C'è posta per te, Anna e Sinibaldo si sono riappacificati dopo il programma? La puntata del 24 marzo di C'è posta per te non ha smesso di regalare a molti telespettatori innumerevoli emozioni. Non sono mancate, tuttavia, le polemiche su social nei confronti della storia che ha visto protagonista Sinibaldo e la madre Anna. Già dal racconto di Maria De Filippi, i telespettatori hanno capito che non si sarebbe trattato di una storia facile. Ma nessuno avrebbe pensato che Maria, per convincere Anna ad aprire la busta, sarebbe arrivata a parlare persino del suo matrimonio con Maurizio Costanzo. La storia di Sinibaldo e la fermezza della madre Anna. Il protagonista della vicenda è un uomo di nome Sinibaldo, il quale ha deciso di mandare la posta alla madre Anna, che non vede da tempo. La signora Anna ha infatti deciso di interrompere ogni rapporto con il figlio quando lui aveva lasciato la moglie ed i figli per andare a vivere con l'amante Francesca. Anna ha anche proposto a Sinibaldo di continuare la sua relazione con l'amante, ma di non andare via da casa sua, perché se l'avesse fatto, Anna lo avrebbe considerato morto. Il giovane, spinto dal suo sentimento verso Francesca, ha preso la decisione di crearsi una vita con lei, andando contro il volere della madre. Al momento dell'arrivo in studio di Anna, 68 anni, la donna ha subito fatto capire ai telespettatori, del programma di Canale 5, che non si sarebbe trattato di una storia facilmente risolvibile, infatti la prima frase della dalla 68enne alla vista del figlio è stata "può dire quello che vuole, tanto racconta solo barzellette". Nel corso della storia la donna è rimasta irremovibile e ha portato fino in fondo la sua decisione di allontanare il figlio dalla sua vita, arrivando anche a fare scoppiare Sinibaldo in lacrime. La stessa Maria, per convincere la madre, ha parlato della sua storia d'amore con Maurizio Costanzo. E di come anche lui si fosse sposato ben 3 volte. Ma fortunatamente neanche questo è stato utile a convincere Anna a perdonare Sinibaldo. Anna e Sinibaldo si sono riappacificati dopo il programma? La storia si è dunque chiusa con l'abbandono da parte di Anna dello studio di C'è posta per te. Ma ora molti telespettatori si chiedono se a distanza di giorni, rispetto alla registrazione di questa storia, Anna abbia deciso di perdonare il figlio. Analizzando i profili social di Sinibaldo, pare sfortunatamente, che questa riappacificazione non ci sia stata, ma speriamo per entrambi che questo possa avvenire al più presto possibile.